Buonasera anche da parte mia, io sono Marco del laboratorio occupato Morion e tiro Java Calling, da Kobane all'Europa. E vi presento prima i nostri ospiti, così. Alla mia destra Sandro Mezzadra, professore di scienze politiche all'Università di Bologna, Michele Giorgio, giornalista e corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, e il compagno giornalista, fotoreporter Murat Bai, attivista e giornalista del confine turco-siriano. Da Kobane all'Europa, appunto. Riprendo una frase di Sandro Mezzadra del 7 ottobre 2014 su un suo editoriale. Kobane è sola? Si poneva come domanda. Oggi possiamo tranquillamente rispondere che a quella domanda dicendo no, Kobane non è sola e siamo tutti qui a testimoniarlo. Ci siamo avvicinati alla questione... la questione delle Rojava di Kobane, apprendendo le notizie sui media dei massacri che i miliziani del Califfato Nero compivano nelle pianure desertiche del nord della Siria, delle esecuzioni e delle centinaia di migliaia di persone che varcavano e continuano a varcare quel maledetto confine in cerca di salvezza. Ma al di là di questo non ci interessava la notizia, siamo scesi su quel confine per rendere un'informazione migliore, di parte anche, se vogliamo dire. Appunto, ci ha attirato qualcos'altro lì. Dietro la fenomenale strenua resistenza delle donne e degli uomini dello YPG e dello YPG, che noi tutti ammiriamo come partigiani dei giorni nostri, appunto c'era qualcos'altro dietro che ci ha spinti in tanti a scendere lungo quel confine. Quello che ci ha colpito di questa vera e propria rivoluzione che sta avvenendo nel nord della Siria, in Rojava, sono i suoi principi fondanti, ovvero il confederalismo democratico. Questi principi ci parlano di democrazia dal basso, di inclusione e rispetto delle minoranze etniche e religiose, di uguaglianza di genere, di ecologia. La potenza di questi principi è di portata globale, ma pensiamoli applicati a un contesto come quello medio orientale, caratterizzato da guerre, da emir e califfi, da oppressione delle minoranze e dalla mancanza di diritti civili e politici. Questo paradigma politico ci insegna anche che la concezione di Stato-Nazione può essere superata. Ci parla di autonomia e di autogoverno non statuale. Anche per questo guardiamo con ammirazione alla Rojava e all'esperienza di Kobane. Ma non ci siamo fermati solo a conoscere e comprendere quello che succedeva lì. Abbiamo dato e continuiamo a dare tuttora aiuto concreto e solidarietà al popolo curdo, ai nostri fratelli curdi come siamo diventati.